quella è casa mia. Eccoli, i soldati di Assad ci puntano contro il Kalashnikov. Si sono accucciati dietro i sacchi di juta, guardi anche lei. Al di là della valle c'è la casa di Abu Ali, fuggito dalla Siria in Turchia un attimo prima che arrivasse l'esercito. Là dove è quello spiazzo ci sono soldati e anche là dietro quegli ulivi, soldati dappertutto. Preferirebbe che ci fossero gli israeliani a casa sua, Abu Ali, almeno quelli un colpo e ti ammazzano. Questi ti tagliano la gola, ti fanno a pezzi. Storie come questa ti piovono addosso a correre lungo la frontiera e ti piovono addosso i video, anche quelli che i ribelli siriani non vorrebbero vedere in mano al giornalista. Dimmelo, dimmelo, lo giuro su Dio. Non voglio che giuri, voglio che parli. Per farlo parlare gli tirano acqua fredda, poi manganellate sulla testa. Esce un nome, Khaled Kawa, il fantasma nero, il ragazzino lavora per lui. È una guerra sporca quella dei siriani contro i siriani, dei crimini del regime si parla. Meno si conoscono le esecuzioni sommarie, le vendette, le faide commesse dalle forze dell'opposizione, quelle dei video di cui siamo entrati in possesso e che in parte vi mostriamo. E anche se nessuno dei fuggiaschi che incontriamo lungo la frontiera, uomini come lui che gli domandi vendette e ti risponde pace, sembra volerlo. 14 mesi dopo la sua deflagrazione, la Siria è ancora terra di fantasmi neri.